una buona serata a tutti i nostri telespettatori. Allora, tra poco TV7 Match, parleremo della partita per il Quirinale, la partita delle Colle. Ormai stiamo entrando nella settimana decisiva, 6 giorni all'inizio delle votazioni, e poi parleremo anche del partito del Nazareno. Un anno fa l'accordo, il patto del Nazareno tra Berlusconi e Renzi, oggi questo patto regge ancora e c'è chi parla della nascita di un nuovo partito. Tra poco a TV7 Match, dopo la sigla. Allora, nuovamente una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, come ho anticipato, i temi, il Quirinale e la situazione politica, i nuovi assetti anche all'interno dei partiti, l'elezione del Capo dello Stato, ma anche la riforma della legge elettorale, due temi molto importanti che stanno creando non pochi mal di pancia all'interno di alcune formazioni politiche in particolare. Diciamo soprattutto per quanto riguarda quelli della maggioranza, il Partito Democratico, ma anche nell'opposizione, anche all'interno di Forza Italia. Di questo parliamo stasera a TV7 Match, lo facciamo con gli ospiti che abbiamo qua in studio, ve li presento subito. Inizio dalla mia sinistra, come sempre abbiamo Alessio Zanon di Forza Italia. Buonasera Zanon, grazie di essere qua, uno dei fondatori anche del partito, scusa, dell'esercito di Silvio. Parleremo anche di questo, cercheremo di capire qual è la situazione intestina al suo partito. Al suo fianco Mirko Gastaldon del Partito Democratico, buonasera, buonasera anche a lei, grazie di essere qua. Cercheremo di capire se sta dalla parte di Renzi o quella della minoranza che cerca di trovare una strada diversa, o comunque che sta un pochino contestando quella che è la posizione del Premier. Poi abbiamo il professor Fabio Marino, un costituzionalista, chiedo scusa, buonasera, grazie di essere qua, all'Università di Padova. E al suo fianco Flavio Manzolini della Lega Nord, buonasera, con lei parleremo sicuramente anche dell'ottimo risultato che sta ottenendo, perlomeno quelle che sono le intenzioni di voto degli italiani, con la Lega e Matteo Salvini, che è il secondo personaggio politico dopo Matteo Renzi. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera. Al suo fianco Giancarlo Piva, sindaco di Este del Partito Democratico, buonasera, buonasera. Sindaco Piva. Al suo fianco abbiamo Stefano Guercini di Indipendenza Veneta, sicuramente una voce fuori dal coro questa sera che si parla di Capo dello Stato e di beghe politiche romane. Siamo in attesa. Ci siamo dentro anche noi. Certo, certo. Siamo in attesa anche di Jacopo Berti, che sta arrivando, ha avuto un problema con il traffico, ma arriverà tra qualche minuto. Movimento 5 Stelle, candidato alla poltrona di Palazzo Balbi per il movimento grillino. E allora, questo movimento, questo dibattito che si è aperto sul Capo dello Stato e sul nome papabile, allora i moderati, il candidato dei moderati questa volta è già stato annunciato, Antonio Martino. Cosa succede, Alessio Zanon? Ancora un cardinale che entra papa e esce fuori nuovamente cardinale? Beh, diciamo che la storia repubblicana italiana ci ha insegnato moltissimo che ogni volta che si fa un nome, questo arriva neanche alle porte dell'elezione. Noi abbiamo fatto questo nome, il professor Martino, un uomo al di sopra delle parti, proprio integerrimo, un nome spendibile al 100%. Poi, naturalmente, noi ce lo giochiamo, ma indubbiamente i tranelli sono già pronti per strada. Ecco, un nome che è uscito dopo un incontro tra Berlusconi e Alfano. L'elezione del Capo dello Stato riavvicina partiti che insomma, oggi si trovano in posizioni apparentemente assolutamente distanti. Ci sono delle situazioni che ci mettono una da parte o dall'altra, però il centrodestra deve ricompattare quell'area, appunto, che dovrà esprimere questa candidatura del Presidente della Repubblica. È impensabile che il centrodestra vada da solo.
centrodestra come nuovo centrodestra o centrodestra come area? Come area. Come area politica. Quindi diciamo che Forza Italia mira ancora a ricostruire una coalizione di centrodestra. Forza Italia, essendo il maggiore partito di centrodestra, mira a ricostituire la coalizione atta a combattere le prossime politiche. E certo. Riprenderci il governo del paese. Certo. Gastaldone, c'è chi dice che Renzi abbia già il nome del capo dello Stato, che lo abbia deciso con Berlusconi. Lei come vede questo patto del Nazareno che resiste e che probabilmente lavorerà anche per l'elezione del capo dello Stato? Mi auguro che il candidato ci sia, che ci siano più candidati e che soprattutto questo discorso, questa pronostico che oramai da un mese ci portiamo appresso venga presto sciolto e si arrivi da subito all'elezione del Presidente della Repubblica, perché i problemi oggi sono tutt'altri. Purtroppo non voglio fare il demagogico, ma abbiamo ben altro di cui parlare, le priorità sono altre. Certamente il Presidente della Repubblica è una carica importantissima, la carica in questo momento da designare, ma è inutile che il dibattito si prolunghi troppo e non si arrivi troppo avanti nella designazione e nell'elezione. Così come per le riforme istituzionali è giusto che anche la Presidenza della Repubblica sia scelta col più ampio consenso possibile. Quindi ben venga che si discuta con tutte le forze politiche e non ci sia da subito una collocazione di partito. So che Renzi e il governo in genere si stanno impegnando per cercare la più larga disponibilità. Così credo sia il modo in cui si deve operare, sia in ambito delle riforme, vedi l'accordo del Nazareno, sia per quanto riguarda la designazione del Presidente della Repubblica, che si spera rappresenti non solo gli italiani molto bene, come abbiamo avuto, io intendo pensare, negli ultimi anni con Napolitano, ma si possa avere la più ampia rappresentanza anche in Parlamento di forze che si riconoscono nel nuovo Presidente della Repubblica. Quindi quanto prima sciogliamo questo, che è un tema sicuramente interessante, ma non il principale. Intanto saluto Jacopo Berti, che buonasera, ci ha raggiunto. Buonasera a Jacopo Berti. Ma ci mancherebbe, può succedere. Ecco, il Movimento 5 Stelle ha chiesto a Renzi che faccia i nomi prima, dice, perché dobbiamo aspettare l'ultimo minuto? No, ma soprattutto nell'ottica di una collaborazione, di unità nazionale, io la trovo una giustissima richiesta. Non devono essere nomi che derivano da un patto, famoso patto del Nazareno, fatto in una stanza chiusa. Il Parlamento è lì, i grandi elettori sono lì esattamente per decidere, sono stati eletti per decidere queste figure e quindi, bene, dateci i nomi e molto volentieri li metteremo in rete e con grande democrazia chiederemo ai nostri elettori chi è il nome più adatto per poi andare a proporlo in Parlamento, quindi in grande trasparenza, con grande decisione da parte di tutti. Come Movimento 5 Stelle voi avete indicato, avete delle preferenze comunque, c'è qualche indicazione o comunque pensate di proporre una rosa di candidati e far scegliere come sempre alla rete? Ma sicuramente ci sono delle persone che ricalcano meglio, a cui al nostro modo di vedere, quello che è la figura del Presidente della Repubblica, quindi una figura di garanzia. Sicuramente un giurista di altissimo profilo come Imposimato, a mio modo di vedere, ma questa è un'espressione mia, certo, personale, certo. No, è una figura che io ben vedrei consona a quel ruolo, però in questo momento in cui c'è bisogno appunto di unità nazionale e ci sono, come giustamente sottolineava il nostro ospite, l'importanza non è nell'elezione del Presidente della Repubblica, che è una carica importantissima, ma sono ben altri problemi che abbiamo in Italia in questo momento, quindi lasciamo decidere i cittadini. I due partiti più importanti in questo momento, anzi un partito e un movimento rappresentati alle Camere, sono il Movimento 5 Stelle e il PD, quindi benvenga la rappresentanza popolare che possa scegliere il suo rappresentante anche al Quirinale. Certo, Manzolini, Flavio Manzolini, per la Lega invece c'è un candidato ideale? Noi diciamo che manca l'immaginazione, un paese che non ha nessuna voglia di cambiare, c'è un vecchio che avanza, i nomi che vengono fatti rappresentano sicuramente un passato, sentir parlare di Amato, sentir parlare di Prodi, sono segnali a mio avviso inquietanti. Se poi vogliamo che effettivamente il Presidente sia un'espressione dei cittadini, questo non è il modo, qui non sono i cittadini che votano il Presidente purtroppo, è la solita politica. Che è una richiesta che viene invece avanzata molto spesso proprio incontrando esatto, i cittadini. No? Cioè, bisogna cambiare la regola, ma è un Paese che non vuole cambiare le regole.
Stiamo qua giocando su due nomi, no? Sembrano due innamorati, Leopolda e Nazareno, no? Un drammone che poi alla fin fine la gente non sa cosa c'è sotto. Da quello che si capisce, da quello che si vede, è un vecchio che avanza a sprombattuto. Questo è inquietante, lo abbiamo visto anche su questo referendum voluto da 3 milioni di cittadini italiani. Come si è comportato il paese, come si è comportato lei sta facendo sistema. Riferimento al referendum per la legge Fornero. È gravissimo quello che è accaduto e che sta succedendo, no? Perché uno strumento che è stato voluto per dare la parola ai cittadini che viene completamente disatteso da quello che è la volontà di, ripeto, 3 milioni di italiani. Certo, professor Casen, allora lei come, allora abbiamo adesso appunto con Manzolini si diceva gli italiani vorrebbero votare, sono tanti i cittadini che chiedono di poter eleggere o comunque indicare il nome del capo dello Stato, cioè una formula che può essere quella del Movimento 5 Stelle che dice mettiamo un pacchetto di nomi in rete, votate, oppure che altre soluzioni ci sono? Ma quello che sentono, credo, gli italiani, quello che si percepisce, e credo che tutti noi siamo anche d'accordo, che sempre di più l'elettore viene escluso dalla politica perché ha poca possibilità di scegliere. E quindi già questo patto del Nazareno che porta in una certa direzione, speriamo che aggiustino qualcosa su questa nuova legge elettorale, se no diventa il porcellum 2. E i cittadini hanno poca possibilità di scegliere. Il Presidente della Repubblica è chiaramente un inciuccio fatto all'interno del Parlamento perché è nasce da un concetto della Costituzione che doveva proteggere, la Costituzione nasce e viene applicata un paio di anni dopo la fine della guerra, quindi con tutti i patemi e tutte le esperienze del ventennio si è cercato di fare una cosa perfetta, ma nella perfezione si è dimenticato che la funzionalità della Costituzione, che è bellissima, però bisogna applicarla. E quindi questo personaggio super partes che tutti si riempiono la bocca, alla fine che cosa, come si riduce? A una conta tra i soliti noti. Cioè, la differenza sta che negli Stati Uniti si presentano persone nuove, si va a pescare su un mare, su un oceano di persone, si cerca di portare fuori e ci si gioca tutto su personaggi nuovi, non si presentano sempre i soliti. Poi chiaramente avviene anche questo, perché abbiamo visto la famiglia Bush come si è ripresentata a distanza di tempo e probabilmente si ripresenterà ancora, quindi cominciamo a entrare nell'ordine delle dinastie. Ma questo fa parte dei giochi, ma sicuramente è un sistema democratico molto più performante rispetto al nostro, che è molto garantista, ma alla fine finisce col congelare la situazione. E allora diventa un gioco delle parti all'interno dei partiti, e se fossimo all'epoca, e abbiamo visto che poi il Parlamento ha eletto un Pertini in tempi non sospetti, ha eletto personaggi di grande spessore, di grande livello, ma evidentemente c'erano dei partiti e delle coalizioni che erano presenti ed importanti e rappresentavano i cittadini perché venivano scelti. Io mi ricordo quando c'era la campagna elettorale, il deputato, il senatore che si giocava andava, parlava. C'erano riunioni dove si discuteva la politica, eravamo in tempi non sospetti, e oggi non è più così. Oggi è tutto una cosa che non si è inarrivabile, e c'è questo disinnamoramento della politica da parte della gente, per cui meno va a votare. Ma questo è un danno ancora maggiore, perché comunque ci saranno gli stessi eletti. E è sempre meno importante la partecipazione della gente al voto, perché tanto comunque verrà fuori qualcosa. Anzi, meglio, perché quelli che sono più affezionati ai singoli partiti è più facile che vadano a votare. Quelli che potrebbero fare la differenza, e quindi
che all'ultimo momento potrebbero cambiare l'indirizzo, questi naturalmente è meglio che stiano a casa. Allora in questa filosofia perdiamo il senso di partecipazione, che è il concetto democratico del Paese. E io ritengo che il Presidente debba essere eletto dai cittadini, cioè uno sforzo nella modifica della Costituzione dove i cittadini devono partecipare alla politica in forma più pesante e più specifica. Ecco, professore, parla in termini di un presidenzialismo, quindi trasformare... Sì, l'ho già detto altre volte. Ero contrario al presidenzialismo in tempi non sospetti, cioè negli anni 60, 70, 80, perché consideravo il presidenzialismo come se fosse un pericolo. Era una percezione diversa della politica, l'indirizzo era questo anche da parte di tutti i partiti. Ma visto come stanno andando le cose e visto come si è mossa la politica francese piuttosto che quella americana, non credo che ci siano poi questi grossi pericoli, e che la gente deve partecipare, perché la garanzia sta nell'interesse dei singoli, diciamo, che poi fanno la complessità degli elettori. Certo. Professor Marino, fino ad oggi la maggior parte dei capi di Stato italiani sono stati dei personaggi politici, però può essere, non è detto necessariamente che il Presidente della Repubblica debba essere un esponente politico, no? No, può essere qualsiasi cittadino. Che tipo di caratteristiche deve avere? Deve avere l'età, di aver compiuto 50 anni, dice la Costituzione, e poi avere la cittadinanza italiana. E quindi, anche se effettivamente fu eletto sempre un parlamentare, questo non è assolutamente richiesto dalla Costituzione. Dalla Costituzione, quindi basta l'età, la cittadinanza e comunque essere in questo caso... E avere diritti politici. Sì. Ed essere, non essere interdetto, inabilitato. Bene, dopo torneremo da lei per capire, anzi abbiamo preparato anche delle schede su come si vota, quali sono le regole per eleggere il capo dello Stato. Piva, per lei la possibilità di una repubblica presidenziale non si discute neanche, immagino. Quindi di una modifica dell'attuale sistema. Allora, questo concetto che il Presidente della Repubblica deve essere eletto dai cittadini ci fa appunto affrontare il tema di come è organizzato lo Stato. E credo che la Repubblica Presidenziale per il nostro ordinamento sia ancora distante rispetto a ciò che noi intendiamo come Repubblica Parlamentare. E io non sono del tutto d'accordo con Casen sull'aspetto che diceva per cui i cittadini non partecipano. Io so che quando facciamo una campagna elettorale ho tre mesi di attività in cui vado nei paesi, incontro i cittadini, discuto con i cittadini. Il nostro partito, il Partito Democratico, ha fatto delle primarie su questo, quindi è vero che la disaffezione al voto non c'è solo in Italia, e invece in Francia e in America vanno a votare il 90% dei cittadini. Certo. Guardiamo le percentuali anche di quella che è la Repubblica Presidenziale, dove c'è un aspetto che va secondo me sottolineato: non dobbiamo rischiare di fare una Repubblica che si fonda su chi ha la possibilità economica di presentarsi, su chi ha la capacità, la ricchezza per essere all'interno di un contesto come il nostro, ormai di comunicazione, di forte comunicazione, chi non ha i mezzi non può presentarsi. Noi crediamo molto nel radicare i rappresentanti del popolo all'interno dei contesti nei quali il popolo vive. Per questo la riforma elettorale parla di collegi, di 100 collegi in cui una persona ha la possibilità di parlare con gli elettori. Io credo ancora molto a questo, credo che la Repubblica Presidenziale possa avere ancora delle derive che ci fanno venire in mente momenti in cui sicuramente la nostra comunità nazionale ha sofferto moltissimo. Quindi ci esporrebbe a dei rischi, insomma, secondo lei? Secondo me fortemente. Noi abbiamo scelto anche degli strumenti
come comunità nazionale, noi sappiamo che quando si va al voto, alle elezioni parlamentari, i leader delle coalizioni saranno quelli che guideranno il governo. Non serve la Repubblica parlamentare per dire chi è il leader che andremo a scegliere. Quando qualcuno ha votato anche una componente politica che aveva dei suoi leader davanti. Il Presidente della Repubblica nell'organizzazione del nostro Stato oggi non è il Presidente eletto dai cittadini, è eletto da chi rappresenta il popolo e sono i parlamentari e i rappresentanti delle regioni. Quindi da questo punto di vista io credo dobbiamo trovare la persona giusta per cercare di rappresentare la maggior parte degli italiani. Io sono convinto, al di là della demagogia che si fa oggi, per cui il Presidente della Repubblica rappresenterà tutti gli italiani, ci sarà sempre una parte che non si sentirà rappresentata, come qualcuno si sentiva rappresentato da Napolitano, che io credo persona invece che aveva la capacità e il profilo per rappresentare in maniera assolutamente degna tutta la comunità nazionale. Su questo quindi dobbiamo cercare di togliere ogni demagogia e dire anche che le forze politiche hanno ancora un ruolo all'interno di questa nostra democrazia. Se non ci fossero le forze politiche, secondo me non ci sarebbe la democrazia. Il Movimento 5 Stelle è un movimento, ma è un'organizzazione del consenso che porta avanti delle proprie idee, quindi si conforma come un'aggregazione politica, come lo sono i partiti. E quindi sono ancora strumenti utili. Hai qualcosa da dire? Prego. Io non sono mai stato in un partito, però noi non abbiamo un'organizzazione interna, non abbiamo sedi, non abbiamo stipendi, non licenziamo persone, non esistono tutte queste genere di strutture che poi creano comunque un maneggio di denaro molto importante. Noi infatti abbiamo ridato, anzi non abbiamo preso proprio i soldi che ci spettavano, ma questo perché è incostituzionale, è stato fatto il referendum, sappiamo benissimo nel 93, quindi insomma sicuramente sono gli stessi gli ambiti in cui si va a legiferare o si dovrebbe legiferare, dato che il governo in questo momento è in record di decreti legge, cioè svuota il Parlamento della possibilità di decidere e lo fa per il Parlamento. Per decreto. Siamo lì, ci proviamo, decidiamo, proponiamo, quindi sicuramente c'è una grandissima spinta. Continuate il vostro lavoro di stimolo. Assolutamente, anche, no? Assolutamente, raccogliamo le istanze delle persone, dei cittadini, ci sono tantissime persone che scrivono a me, poi io passo ai parlamentari a Roma, ne abbiamo 13 parlamentari veneti che lavorano tantissimo. Oggi abbiamo fatto un'interpellanza al ministro proprio per quello che è successo sul Po, per gli argini del Po, con l'AIPO, quindi prendiamo il territorio, chiamiamo i parlamentari, andiamo dal ministro, è questo che deve fare. Certo. Certo. Stefano Guercini, voi di Indipendenza Veneta, sì. Una Repubblica Veneta, come sarebbe organizzata? Avete già un'idea? Sì, beh, innanzitutto voglio dire che noi con le elezioni del Presidente della Repubblica Italiana ci saremo dentro anche noi, presumibilmente, quindi non abbiamo preclusioni, nemici, forse potrebbe essere il contrario. E quindi ci auguriamo che la persona che sarà eletta sarà una persona che rappresenti veramente il popolo, insomma, che sia un'espressione, un difensore della gente. Per Napolitano, secondo lei, ha avuto un ruolo super partes oppure no, come hanno lamentato posso, molti? Devo contraddire il rappresentante del Partito Democratico, ma io non l'ho mai sentito come presidente, mio presidente, presidente di tutti. Forse per i suoi trascorsi, ma anche così per un atteggiamento, una persona che non ha mai riso, sorriso, non è. Quindi torniamo per esempio alla figura di Pertini, che era sicuramente rappresentativo di un popolo. Napolitano forse era rappresentativo di uno Stato, che è diverso. Poi anche devo un attimo far presente sempre al rappresentante del Partito Democratico che chi eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica Italiana non è stato eletto dalla gente, quindi si sta appunto sciogliendo questa tradizione, chiamiamola, insomma, che le persone che sono oggi in Parlamento siano i veri rappresentanti. Primo perché il meccanismo elettorale non consente più l'elezione delle persone, ma un pacchetto che dopo viene
viene distribuito a piacere dei pochi che stanno a capo, e quindi noi diventiamo sempre più distanti da questi centri di potere che poi non li sentiamo e diventano sempre meno simpatici, insomma, meno. Speriamo comunque che per quanto riguarda si riesca a trovare una figura che sia veramente. Io ho in mente un film che è uscito 2 anni fa, non so se l'avete visto, appunto in occasione stranamente della precedente elezione del Presidente della Repubblica Italiana, in cui tutto nasceva da una elezione fatta in Parlamento in cui veniva eletto Giuseppe Garibaldi. Okay. E alla fine è saltato fuori perché tutti erano convinti che in Italia non esistesse una persona che si chiama Giuseppe Garibaldi, invece sono andati a beccare un cittadino che si chiama così, quindi è stato suo malgrado eletto. E da lì tutta la storia, insomma, molto, molto simpatica, un po' classica, magari che venga fuori anche una cosa del genere. Con Bisio, sì. Mentre tornando alla tua domanda, certo. Ecco, io ho in mente il nostro modello, insomma, si rifà molto a quello che è la Svizzera. E a questo proposito ho in mente il discorso che ha fatto il presidente della Svizzera, una donna, una certa Fumagalli. No, non è Fumagalli, comunque insomma è alla popolazione come messaggio augurale di fine anno e di buon anno. E dopo ho guardato quello del presidente Napolitano. Sono due cose. Invito le persone a seguirli, a parte che il primo, quello del presidente svizzero, dura 8-10 minuti, l'altro dura 25 minuti e lì si capisce diciamo, c'è un abisso profondo tra i due sistemi di immaginare la gestione della cosa pubblica. Certo. E ovviamente io personalmente opto per il primo, quindi mi sto battendo perché si possa arrivare ad una situazione di questo tipo. Certo, allora io direi adesso che, anzi vorrei far vedere ai telespettatori un po' quelli che sono i candidati, che insomma i nomi che stanno girando in questi giorni in rete, da quelli già annunciati, come abbiamo detto in apertura, di Antonio Martino, e quelli che sono così in apparenza i papabili. Dopo cercheremo di capire se, anzi lo scopriremo solo nei prossimi giorni, chi sarà veramente il candidato. Allora, la regia, se vuole gentilmente, allora iniziamo da Sergio Mattarella, un palermitano del 41, politico, più volte ministro della Repubblica, un giudice costituzionale dal 2011. Possiamo andare alla seconda. Antonio Martino, appunto, è quel candidato dell'area moderata, del centrodestra, nato a Messina del 42, politico accademico italiano, è stato ministro degli esteri, della difesa, anche nell'ultimo governo Berlusconi. Andiamo avanti ancora, altro nome molto gettonato, Giuliano Amato, torinese del 38, politico, giurista, docente di italiano, è stato presidente del Consiglio dei Ministri dal 92 al 93 e poi dal 2000 al 2001. Andiamo avanti ancora, abbiamo l'unica donna, diciamo, tra quelle che vengono citate in questi giorni, Anna Finocchiaro, è nata a Modica, del 55, politica, magistrato italiano. Avanti ancora, altro nome che era stato tra l'altro gettonato e votato ancora la scorsa elezione del Capo dello Stato, Stefano Rodotà, nato a Cosenza del 1933, giurista, politico e accademico italiano. Poi abbiamo altro nome
che abbiamo citato prima, Ferdinando Imposimato, è nato a Maddaloni nel 1936, magistrato, politico, avvocato, presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. E poi, altro nome che gira in questi giorni, Gustavo Zagrebelsky, è nato a San Germano Chisone del 1943, giurista italiano, giudice della Corte Costituzionale dal 1995 al 2004, presidente della stessa nel 2004. Poi altri nomi ancora, vediamo Walter Veltroni, è stato proposto, o comunque è uno dei nomi che girano, è nato a Roma del 1955, politico, giornalista, ex segretario nazionale Partito Democratico, ex sindaco di Roma nel 2001 e 2006. E poi ancora, vediamo, Romano Prodi, l'abbiamo nominato anche prima, è nato a Scandiano, anche se Prodi ha già messo un po' le mani avanti e dice di non essere proprio così disponibile a spendere il suo nome per la Presidenza della Repubblica, del 1939, politico ed economista italiano, è stato più volte Consiglio dei Ministri della Repubblica, per due volte dal 1996 al 1998 e dal 2006 al 2008. Poi chi abbiamo ancora? Emma Bonino, sappiamo purtroppo con problemi di salute, del 1948, politica italiana, ha ricoperto la carica di Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana nel governo Letta dall'aprile 2013 al febbraio 2014. Ne abbiamo ancora, vediamo un po', ne abbiamo ancora 4-5, io li esorerei subito. Antonino Di Matteo, un palermitano del 61, è un giovane in questo caso, è un magistrato italiano, dal 2012 presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Palermo. E poi abbiamo Nicola Gratteri di Gerace del 58, magistrato italiano dal 2009, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria. Poi ancora Giancarlo Caselli, nato ad Alessandria del 39, ex procuratore di Palermo, è un magistrato. E poi ancora, tra i nomi fatti, Piero Fassino, attuale nato ad Avigliana nel 49, politico del Partito Democratico, ricoperto diverse cariche istituzionali. E infine Pietro Grasso, attuale Presidente del Senato della Repubblica, magistrato, politico, è nato a Licata nel 45. Questi sono i nomi, diciamo, che sono stati un po' al centro dell'attenzione di quest'ultimo periodo. Allora, a parte Antonio Martino, Alessio Zanon, c'è qualche altro nome che, così, guardando... Io faccio una premessa, che noi siamo per il presidenzialismo ed è una di quelle riforme che stiamo portando avanti in maniera concreta, anche per evitare di nominare dei presidenti come Napolitano, che secondo me è il peggior presidente che abbiamo avuto della Repubblica. Quali altri nomi? La mia paura è che purtroppo il nome è già fatto. La mia paura è che io non c'ero dentro nelle sale degli incontri tra il presidente Berlusconi e il presidente Renzi. Il nome sia fatto, un nome che possa garantire a entrambi i due poli una continuità politica, e poi potremo discutere su quello che potrà essere le idee del presidente Renzi piuttosto che del presidente Berlusconi, quelle che secondo me di andare a votare a maggio di quest'anno. Ma detto questo, un nome sarà su tutti, sarà Giuliano Amato. Castadona. Si è spaventato perché sì. Ha sentito Giuliano Amato oppure perché... No, non mi appassiona purtroppo questo gioco, come dicevo all'inizio, quello del toto presidente, dovendo fare un nome io ne farei uno diverso, so che non è eleggibile, o meglio è eleggibile ma non si renderà disponibile, ed è Chiamparino, l'ex sindaco di Torino, nonché presidente della regione, perché io penso che una persona come lui, di lunga esperienza, che ha avuto dei ruoli sia politici, sia di conoscenza del territorio, rappresentante, presidente dell'ANCI, nonché sindaco di Torino, presidente della regione, sappia interpretare quella vicinanza, come si diceva poc'anzi, alla popolazione. Ha avuto anche dei ruoli professionali importanti, quindi non è una persona che da sempre fa politica, l'ha vissuta come servizio per una lunghissima parte della sua vita, quindi è in grado di rappresentare da più vicino, diciamo, a mio avviso, la popolazione e quelle istanze locali che oggi bisogna interpretare. Credo invece che si vada verso una soluzione tipo Mattarella, perché interprete, diciamo, di quella
possibilità di accordo più largo possibile. Ripeto, le preferenze personali possono essere tantissime, pensiamo forse 60 milioni, ognuno indica qualcuno di diverso. Certo. Spero che la politica dia un colpo di reni e esca dai soliti nomi che sentiamo da anni riformulare, che siano essi Amato, Prodi, Veltroni. Spero si esca da questo gioco e da una proposta che oramai non cambia da anni, e in questo un rappresentante locale lo auguro. Tra i nomi che non abbiamo messo in scaletta c'è anche Del Rio in questi ultimi giorni. Piva, ma a lei piacerebbe? Del Rio sarebbe una bella visto scelta, anche innovativa, si diceva, e sono d'accordo con Mirko, cioè dobbiamo anche dare un segnale di forte cambiamento. Alcuni di questi nomi, insomma, hanno passato tutte le stagioni sì, ormai, certo. Insomma, credo che sia finita la loro stagione, e io devo dire non disdegnerei una proposta di una donna, sarebbe secondo me un segnale molto importante, e non è fra quelle che sono state citate prima. Dovrebbe essere una proposta veramente forte e innovativa, che non sia la solita pastoia degli ex partiti o delle ex cariche istituzionali. Questo darebbe anche segnale di un vero cambiamento. Certo. E credo che la politica debba anche interpretare questo. Ovviamente i cittadini se lo aspettano, ce l'hanno dimostrato in maniera molto netta. Scegliere una donna sarebbe un segnale vero, visto che anche la nostra regione su questo, per esempio, ha fatto un po' orecchie da mercante, no? Abolendo e non approvando la doppia preferenza di genere, che credo sarebbe stata un'azione fortemente innovativa che purtroppo non è stata accolta da questa nostra regione. Certo, dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo due minuti, ma torniamo subito, TV7 Match, e continuiamo a parlare di Capo dello Stato e poi dei rapporti tra i partiti. A tra poco.